così Possono fini essere perché so. tante valutazioni nei confronti della Lega, ma non sul fatto che non riusciamo spesso e noi non riusciamo spesso e volentieri ad anticipare i tempi, perché è nella storia e nei fatti che tante cose che noi abbiamo detto in tempi non sospetti poi si sono puntualmente verificate, sia in termini di trasformazioni sociali, sia in termini anche di problematiche, dando però anche a nostro avviso delle soluzioni possibili. La questione sollevata da noi più di un anno fa, in piena crisi ucraina, sul fatto che, come dicevo prima, il nemico non è Putin, ma il nemico è il terrorismo islamico, il nemico è diverso da un atteggiamento di difesa legittima che Putin fa rispetto a quello che è il suo contesto storico e geopolitico. Adesso tutti quanti ne hanno preso atto, non solo, proprio ieri, ci sono stati durante il dibattito sulle missioni, tutti quanti sembrava che fossero assolutamente schierati per. Quasi, vabbè, a parte due o tre che E ci insomma sono sono le sempre un po' analisi naif, su se la Russia torna in tutti quanti partita. assolutamente, assolutamente bisogna coinvolgere Putin. Quando Ah, noi questo sì. 6 mesi fa in aula presentavamo mozioni, quando veniva Gentiloni a relazionare su determinate problematiche, sullo scenario internazionale, presentavamo risoluzioni dove si diceva piantato la coalizione della Russia, è una follia, è un suicidio politico prima che economico. Sistematicamente il governo e la maggioranza dicevano di no, adesso iniziano a dire di sì, ci fa piacere, però magari ascoltare l'opposizione sul fatto che ci siano delle valutazioni che vengono fatte in anticipo rispetto a quelle che sono le trasformazioni geopolitiche sarebbe buona cosa e andrebbe anche in linea con quello che auspicava De Bortoli, cioè che ci sia una convergenza di buon senso su delle soluzioni che possono essere Però efficaci ed effettive. torniamo.